Giulia, sei una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Come mai hai deciso di partecipare a questo programma? Sono felicissima, è un programma che ho sempre seguito. All'interno c'è tutto quello che mi piace: cantare, recitare, interpretare, imitare. Ci sono dei trucchi pazzeschi. Mi sento nel posto giusto. Con le imitazioni come te la cavi? Sei una perfezionista? Spero bene. Io ci provo, poi sarete voi a giudicare da casa. Vedrete, insomma, ecco, non vi spoilerò nulla. C'è un personaggio in particolare che ti piacerebbe imitare? Un uomo, lo imiteresti? Allora, ce ne sono tanti di personaggi che mi piacerebbe imitare. Un uomo non lo so, vedremo. Non vi dico niente, però certo che con la mia voce, chissà, una voce così finarella, eh. Carlo Conti cosa dici? Carlo Conti è un grande professionista e io non vedo l'ora di poter lavorare insieme a lui. Lo stimo molto e sono veramente, veramente onorata di aver avuto questa grande opportunità. La descrizione sul tuo canale YouTube scrivi che la musica ti ha aiutato ad evadere da una realtà stretta. In che senso? Ho sempre voluto fare delle mie passioni il mio lavoro e grazie al web ho avuto veramente tante opportunità e sono molto contenta di questo. E in realtà io sto ancora in una realtà stretta perché sto in un monolocale qua dove giro in truppo. Però no, sono felicissima, veramente, in questo periodo sono molto contenta. Non solo cantante, ma anche attrice. Hai recitato nel film Un Natale al Sud con Massimo Conti. Che esperienza è stata? Ti è venuta voglia di farlo più spesso? Bellissima, una bellissima esperienza e ho imparato molto sul set. Mi ricordo che eravamo in Puglia, era il 2016 e io guardavo tutti con grande stupore perché, insomma, vivere un set cinematografico così grande è veramente una grande opportunità. Presto vedrete, presto, presto mi vedrete. Sui social sei molto seguita, tanto da essere diventata un punto di riferimento per moltissimi giovani. Quali messaggi speri che colgano le ragazze che ti seguono? E haters affezionati ne hai? Allora, io sui social ho sempre cercato di pubblicare video ironici, spensierati. Sto molto attenta a quello che dico, quindi veramente sento comunque una responsabilità. Spero di trasmettere l'importanza dell'autoironia, cioè anche a volte nelle giornate buie. Bisogna prendersi in giro. Ecco, haters affezionati ce n'ho qualcuno, però secondo me dopo un po' si stufano di scrivere. Il fatto di essere così presente sul web ha inficiato il tuo percorso di cantante? Ma devo dire che i social per me sono stati un grande palcoscenico, quindi mi hanno dato grandi opportunità anche per la mia musica, perché le persone che comunque mi seguono per i miei contenuti poi ascoltano anche la mia musica, quindi secondo me è un valore aggiunto. Un amore nato durante l'adolescenza, il segreto? Cosa ti ha detto Yuri della partecipazione a Tale e Quale Show? Il segreto? Tanta sopportazione. Scherzo. Che mi hai detto che stai là dietro? Che cosa mi hai detto? Non dice niente. Vedi che non dice niente. Dice poche parole, però era felicissimo. Era emozionato pure lui, ma non lo vuole dire. Non lo vuole ammettere, vuole far macio. In futuro sogni Sanremo? Beh. E chi è che non sogna Sanremo, ragazzi? Beh, sì, sarebbe veramente il sogno.